si è costituito a Menfi il movimento Nuova Autonomia. L'incontro che ne ha sancito la nascita in città si è svolto nei giorni scorsi alla presenza del deputato regionale Roberto Di Mauro, un movimento al quale hanno aderito l'assessore Saverio Ardizzone e i consiglieri comunali di maggioranza Leonardo Gagliano, Delia Mangiarracina, Calogero Giarraputo, Matteo Sbrigate e Lillo Moschitta, che in consiglio comunale continueranno a far parte del gruppo consiliare Siamo Menfi. Menfi rappresenta intanto per una parte la continuità che va avanti dal 2004 in poi, dalla nascita del Movimento per l'Autonomia, e adesso una rivitalizzazione del movimento con apporti di nuove forze politiche, nuovi giovani che si sono avvicinati al movimento e che fanno politica già dalle scorse elezioni amministrative. Noi col nuovo sistema elettorale amministrativo a Menfi non votiamo più col proporzionale ma col maggioritario, quindi il gruppo consiliare che sostiene il sindaco si chiama Siamo Menfi e quello rimane, quello è. All'interno ci sono i consiglieri comunali che a livello regionale e nazionale fanno parte adesso del nuovo Movimento per l'Autonomia. Un movimento che ha ribadito pieno e indiscusso sostegno all'amministrazione comunale di Menfi guidata dal sindaco Marilena Mauceri. Sono consiglieri, anch'io assessore, che già facciamo parte del sostegno dell'amministrazione Mauceri, per cui non cambia nulla nelle trazioni politiche interne all'amministrazione, anzi è una nuova spinta e una nuova rivalutazione per dare, come si dice, la spinta finale degli ultimi 2 anni della consiliatura, della sindacatura Mauceri. Il coordinamento del movimento Nuova Autonomia, aperto a tutti i moderati, è composto da Lillo Moschitta, Calogero Giarraputo e Nino Mistretta, che condurranno il movimento verso le prossime elezioni regionali e nazionali. Il movimento si occupa, diciamo, di risolvere problematiche locali, cioè della Sicilia, e avendo anche un accordo a livello nazionale. In realtà, per quello che mi riguarda, io liberale ero, liberale sono stato e liberale sono. Consideri che anche lo stesso onorevole Di Mauro, a cui noi facciamo riferimento, ha nella sua storia, diciamo, la Democrazia Cristiana, quindi parliamo di un movimento moderato. Quindi una casa dove si possono ritrovare i moderati, anche se un po' adesso tutti si riempiono la bocca di questo, ma in realtà siamo tutti persone, diciamo, che facciamo politica in modo moderato. Quindi è sempre un contenitore di moderati che cerca di risolvere le problematiche anche spicciole e anche quelle grosse della nostra, diciamo, terra, quindi della nostra città in particolare. Tant'è che noi facciamo riferimento all'onorevole Di Mauro perché più delle volte l'onorevole Di Mauro per noi è un riferimento per le questioni cittadine e locali, diciamo, nel rapporto con l'amministrazione regionale.